Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su All You Can Italy, il canale in cui trovate tutta l'Italia e l'italiano che volete. Oggi, parliamo di un argomento leggero e divertente e interessante, un argomento amato da moltissimi italiani, il calcio. Sì, ok, se sei una donna di calcio non ti interessa, non scappare subito, perché lo faremo in modo abbastanza divertente, credo. E poi, oggi, basta guardarsi intorno, con gli europei che hanno preso il via, il calcio è un po' dappertutto. Lo vediamo e lo ascoltiamo in televisione, sui social media, insomma, foto di calcio, trasmissioni di calcio, partite di calcio. Ma siamo sicuri di conoscere veramente molte cose sullo sport più amato dagli italiani? Beh, io ti svelo diversi segreti, alcune curiosità divertentissimi ed anche i modi di dire che, sono legati al calcio ma usiamo nella lingua di tutti i giorni. Inoltre, lo vedrai in commento a questo articolo, potrei anche scaricare un PDF gratuito con il vocabolario del calcio, quindi i termini calcistici non solo spiegati, ma anche tradotti nelle maggiori lingue. Questo può esserti d'aiuto quando seguirai le partite dei tuoi beniamini o quando sarai costretta a guardarle insieme al tuo compagno. Allora, iniziamo. Alcuni termini importanti. Il campo da calcio. L'allenatore, l'area tecnica, in questo l'allenatore, le riserve, che siedono di solito in panchina, l'area di porta, la porta, la bandierina, la linea o le linee di fondocampo, l'arbitro, il cerchio di centrocampo, l'area di rigore, il guardalinee, i tabelloni degli sponsor, il tabellone con il risultato, quindi la sconfitta, il pareggio oppure la vittoria. Dalle due parti vediamo anche le curve dei tifosi, le tifoserie che incitano la loro squadra. I tifosi siedono anche sugli spalti e nei posti più comodi, che sono quelli delle tribune. Come vedete, questo è il campo da calcio con il pallone al centro, pronto per il fischio d'inizio che viene dato dall'arbitro. Ogni squadra in questa immagine sta nella sua metà campo e cercherà di fare gol nella porta avversaria. Nella porta c'è il portiere. La porta è fatta da due pali e da una traversa che li unisce ed è chiusa nella parte posteriore dalla rete. Il portiere porta, a differenza degli altri giocatori, i guantoni da calcio e può tenere il pallone in mano, ossia quando è all'interno dell'area di rigore, il portiere può toccare il pallone anche con le mani e con le braccia. Questo a differenza di tutti gli altri giocatori. Se infatti uno dei 10 giocatori in campo tocca il pallone con la mano, con la mano, mentre si trova nell'area di rigore, gli viene dato un rigore, appunto.
La Coppa del Mondo è la più ambita. I giocatori hanno la maglietta, i pantaloncini, i calzettoni con sotto i parastinchi e portano delle scarpette da calcio con i tacchetti. In altre competizioni si vince un trofeo. Nella competizione del campionato italiano di Serie A, la squadra che vince è la squadra che ha vinto lo scudetto. I termini del calcio sono veramente tanti, ma proviamo a vederli in azione. Prima con un breve filmato di una partita del ragionier Fantozzi e poi dal vivo. Sì, con brevi scene molto, molto, molto divertenti. Vedrete, ve lo assicuro. Il calcio è uno sport di squadra che si gioca all'aperto con un pallone sferico su un campo di gioco rettangolare che ha ai suoi due lati due porte formate da due pali uniti da una traversa e chiusi da una rete. È un gioco fatto o giocato da due squadre composte da 11 giocatori. Sono possibili anche sostituzioni o ad esempio per infortuni o per ragioni tecniche. Di questi 11 giocatori, 10 possono toccare il pallone solo con i piedi, il corpo e la testa. Mentre uno, il difensore per eccellenza, ossia il portiere, viene posto a difesa della porta. Egli può toccare il pallone anche con le mani e le braccia, ma questo solamente se il pallone si trova nell'area di rigore. Beh, l'obiettivo del gioco è facile ed è quello di segnare più punti, detti gol o reti. Segnarli alla squadra avversaria, facendo passare il pallone appunto oltre la linea della porta avversaria. La durata di una partita è di 90 minuti, divisi in due tempi da 45 ciascuno, più un eventuale recupero a discrezione del direttore di gara. Nel caso in cui la palla finisca fuori dal terreno di gioco, si riprende l'azione con modalità diverse, a seconda della squadra che per ultima ha toccato il pallone prima che uscisse e anche della zona di delimitazione da cui ha varcato la linea. Quando un giocatore commette un'infrazione, detta anche fallo, il gioco viene interrotto e riprende con un calcio di punizione o di rigore. Questo se il fallo è stato compiuto in area di rigore. Il tipo di punizione, dipende, insomma, dalla zona nel quale il fallo è stato compiuto. Le partite di calcio sono giocate sia a livello amatoriale che professionistico. E in Italia sono tantissimi gli amanti del calcio che lo praticano comodamente sdraiati sul divano. Nel calcio professionistico, il regolare svolgimento di un incontro viene fatto rispettare da un signore che si chiama ufficiale di gara, ossia dall'arbitro, e dai suoi assistenti. Il guardalinea, che segnala l'uscita della palla oppure il fuorigioco con una bandierina, ed il quarto uomo. E in alcune competizioni molto importanti, dal VAR, ossia dal video assistente arbitrale, che in video controlla tutte quelle azioni che non sono molto chiare. Il calcio è diventato ormai lo sport più popolare del mondo, sia per il numero di persone che lo praticano, sia per il numero di spettatori e appassionati. È basato su norme relativamente semplici, si basa sul gioco effettuato solo con un pallone, senza quindi altre attrezzature specifiche, e può essere giocato veramente nei luoghi e nelle situazioni più disparate. Il calcio nel cinema è presentissimo.
Beh, questo che vedete di Fantozzi e la partita di pallone è sicuramente uno sketch grottesco che si svolge in un campo di periferia fra mille disavventure. Una partita di calcio fra scapoli ed ammogliati, un incontro organizzato dal mitico Filini che si disputa in un campetto tutto pieno di buche che con la pioggia si riempie di pozzanghere. Una partita tra scontri impensabili fra calciatori, due autogol di Fantozzi e, beh, tre infarti e alla fine anche due annegati. Ammetto, uno sketch che a me piace tantissimo rivedere. Ma ora vediamoli dal vivo, insomma, il calcio vero, le papere, i falli, le parole del calcio viste nel calcio vero. Abbiamo resistito aggrappati ai balconi, chiusi a rivedere in TV i vecchi trionfi, per nascondere nella commozione le lacrime di angoscia, paura e dolore. Ci siamo sentiti più forti insieme, perché ci siamo ritrovati uniti e compatti, come solo l'Italia sa fare nei momenti di difficoltà. Ci siamo abbracciati al tricolore, perché tra noi non potevamo, soli sui tetti a suonare l'inno. Negli stadi abbiamo ascoltato il silenzio della tragedia, vento nel deserto di una speranza che sembrava sempre più lontana. Ma tutti insieme ne stiamo uscendo, con apprensione per il futuro, con incertezze, certo, ma con fermezza, coraggio e decisione. Oggi riaprono gli stadi, è tempo di asciugarsi le lacrime, è tempo di tornare a sognare, è tempo di rialzarsi e vincere. Dallo Stadio Olimpico in Roma, Turchia-Italia, comincia l'Europeo. Buonasera da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.
Io invece ho cercato di fare una zona un po' diversa. Signor Orecchia, attenzione, io che tipo di zona uso? Che uso io? La? La B? La Biro. La Biro. Quindi uso la Biro, il signor De Sisti usa il pennarello, vero? Trapattoni invece uso la penna stilografica, senza inghiostro dentro, perché invece dell'inghiostro ci sputa dentro all'occhio direttamente del suo allenatore Zecon. Ma che cavolo c'entra? Io sto parlando della bizona. Stiamo attenti. In che consiste questa bizona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma, mister, che si gioca in 15? Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatta. Allora, dicevo 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono. E così viceversa. Allora la gente pensa, perché c'ha 5 giocatori in più? Invece no. E perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno, oh, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E nemmeno noi. Siliano è andato a prendere un pallone nella propria area di rigore. E inizia una lunga fuga. Eccole, a tre quarti campo. Supera la metà campo. Gli si fa incontro in mediano. Saltato. Eccolo davanti al terzino. Superato anche lui. Limite dell'area. Salta un avversario. Tiro. E il pareggio. Thank you.